balcone sulla città di Aosta con un panorama bellissimo. Il Monte Bianco, il Gran Comben, il Cervino e il Monte Rosa. Il collegamento con Aosta tramite una veloce telecabina fanno di Pila una piacevole stazione da vivere in tutte le stagioni. In estate Pila diventa un importante centro per la MTB con i suoi tracciati di downhill e freeride per gli amanti della discesa e 12 itinerari per un totale di 185 km per il cross country. Questo è il nostro sci estivo, non abbiamo il ghiacciaio e ci siamo arrangiati col downhill. È uno sport che proprio personalmente adoro, ha pagato i sacrifici fatti negli anni perché tanto ha investito la Pila in questo sport e cominciamo a raccogliere i primi frutti. Il Bike Stadium è composto da 4 piste permanenti di downhill e freeride con diversi gradi di difficoltà. La Desarpa Bike è un itinerario tutto freeride o enduro che partendo dall'arrivo del Quisuno arriva fino ad Aosta, 15 km per 2100 metri di dislivello. Corrado Eran, vincitore del 1997 della Coppa del Mondo di Downhill, ha tracciato le piste del Bike Stadium ed in una di queste, come tutti gli anni, si corre la AXS European Downhill Cup. Pista asciutta adesso, quindi se tiene così va bene. Un po' di radice, sassi qua e là, però vediamo di farla diventare liscia. Until yet it's really, really good. No, I like the track. Yeah. Oh yeah, first time, yeah. Yeah. La pista è bellissima, mi piace tantissimo. È molto veloce, scorrevole. È un bel misto tra una pista da DH proprio e alcune curve flow molto divertente, veloce proprio, sì. Mi piace molto, ecco, e anche tutto quello del team, vero? È molto bella. C'est la deuxième fois que je viens à Pila pour faire la XS Cup. C'est vraiment un super parcours, très très joli tracé. Bella! C'è di tutto, completa, divertente. Speriamo che il tempo tenga a parte il freddo, però è divertente. L'austriaco Manuel Gruber e la britannica Tennessee Grave sono i vincitori della AXS European Downhill Cup di Pila. Tra gli elite è stata una gara tiratissima, così come lo era stata nelle qualifiche. Manuel Gruber ha tagliato lo striscione d'arrivo dopo 3 minuti, 59 secondi e 523 centesimi di pura adrenalina. Sul secondo gradino del podio è salito il polacco Slawomir Lukasik. Terzo gradino per il portoghese Francisco Marquez Pardal. Interessante la prova dell'italiano Marco Milivinti che si piazza al nono posto. Pila è un bel posto per gareggiare. La pista è bella e impegnativa. Amo molto questa pista anche perché mi ha dato la vittoria. Tra le donne la Seagrave non ha avuto alcun problema a imporsi e bissare il successo dello scorso anno. La britannica ha preceduto la campionessa italiana in carica Alia Marcellini e la svizzera Karina Cappellari. È la mia seconda vittoria in Pila. La pista mi piace molto, come pure l'ambiente. Sicuramente il prossimo anno tornerò. La pista comunque è sempre bellissima, molto impegnativa. Poi oggi, dopo 3 giorni comunque di gara, era diventata abbastanza impegnativa perché si era rovinata tanto.
Però comunque dai, sono riuscita a mantenere la mia posizione delle qualifiche di ieri e sono contenta, anche se ho peggiorato di un secondo. Questo circuito europeo mi piace tantissimo perché comunque le tappe sono tutte in piste comunque belle, impegnative, dove ci si può allenare bene, comunque piste dove c'è stata fatta la Coppa del Mondo. E quest'anno ho cercato di farle praticamente tutte perché comunque l'organizzazione è impeccabile ed è molto divertente. Nei Masters la vittoria è andata al tedesco Benjamin Herold, che ha beffato il più veloce delle qualifiche di ieri, il belga Christophe Longsens. Terzo posto per l'italiano Paolo Alleva. Divertente fare questo sport, dunque mi piace continuare a correre e cerco di farlo nel miglior modo possibile. Oggi era molto duro perché era tutto scavato nelle sponde, nella parte veloce e molto tecnico nella parte alta, e mi piace molto questo qui, questo percorso a Pila. Pila e la Renato Rosa hanno fatto centro ancora una volta. La sesta e penultima prova della AXS European Downhill Cup è stata un successo grazie anche alla bella giornata di sole, che ha portato lungo i 2600 metri del tracciato tanti tifosi e sostenitori. Diciamo che ci ho messo del mio per tracciarle, per disegnarle, ancora oggi ho avuto la conferma di molti atleti protagonisti, appunto, di classifica, dai vincitori e gli altri a seguire, che la pista ha le sue caratteristiche, è piaciuta, bella tosta o meno, ha le sue particolarità, è la pista di Pila. E quello che mi ha fatto contento oggi pienamente tanto è il fatto che uno solo ha battuto il muro dei 4 minuti per la prima volta. Il tracciato piano piano si sta formando, si sta realizzando bene, 3:59-3:52 mi pare, da Gruber, che è reduce della settimana scorsa, ha fatto decimo in Coppa del Mondo, quindi era qua a girare prima di andare alla Coppa del Mondo di Meribel prossima settimana, quindi penso che a noi fa onore, penso che lui abbia potuto allenarsi bene, ha corso bene, e poi ci sono molti corridori molto vicini, le prime posizioni molto vicini col tempo, quindi significa che il percorso era all'altezza e gli ha messo un bel banco di prova. Archiviata l'edizione 2014, Pila vola già a fine luglio 2015. Quando tornerà per la sesta volta consecutiva il circuito internazionale AXS.